Buongiorno alla redazione di Calabria News 24. Apriamo con la cronaca e con un'operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza nel porto di Gioia Tauro. Si susseguono in maniera incessante i sequestri di cocaina nel porto di Gioia Tauro. Infatti, gli uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, sotto la continua spinta propulsiva della Direzione Distrettuale Antimafia Regina, hanno nuovamente intercettato un ingente carico di cocaina. Questa volta, nascosta tra fogli di plastica e rulli, sono stati rinvenuti 8 borsoni contenenti 271 panetti di cocaina purissima, pari a 308 kg. Il risultato è frutto della collaudata sinergia delle istituzioni, ormai consolidatesi mediante la predisposizione di piani di intervento complementari che mirano a contenere le manifestazioni di grave pericolo per la collettività conseguenti all'immissione nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti. Il container con all'interno i 308 kg di cocaina purissima era partito da Seattle con transito a Panama e destinazione finale Ancona. Anche in questo caso, quindi, il sistema utilizzato è stato quello del cosiddetto rip-off, consistente nel riporre immediatamente dietro i portelloni del container borsoni o trolley da viaggio contenenti i panetti di coca, in modo da poter essere agevolmente prelevati dai trafficanti durante la sosta delle merci nelle aree portuali. Si tratta dell'ennesimo colpo inferto agli interessi economici delle consorterie criminali di stampo mafioso coinvolte nel traffico. Basti pensare che la droga sequestrata avrebbe fruttato, una volta tagliata e messa in commercio, la bellezza di oltre 65 milioni di euro. Furto di medicinali nell'ex ospedale di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, oggi Casa della Salute. I ladri avrebbero rotto un finestrone e rubato dei medicinali per un valore di circa 250.000 euro, tra questi anche vaccini per bambini. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano. E restiamo nell'ambito sanitario, però per una notizia decisamente diversa, perché lo sciopero della fame del sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, ha portato i suoi frutti. La Regione Calabria e l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro hanno firmato infatti la convenzione per la costruzione della nuova Casa della Salute. Dunque la protesta del sindaco è valsa il progetto del nuovo presidio sanitario. E andiamo a Reggio Calabria perché in un quartiere della città dello Stretto c'è una vera e propria fogna a cielo aperto. Dove ci troviamo? Siamo alla Palazzina del Viale Europa, dove abbiamo un problema di fogna qua, con tutti gli altri problemi che ci sono. Ho fatto presente sia al comune se potevano venire qualcuno a risolvere questo problema, che non si può più stare qua. Qua è pieno di insetti, di zanzari, c'è un cattivo odore. Il problema è pure che l'acqua ci sta arrivando nei motori al lato clave. Solamente che purtroppo a Reggio, come sempre, ognuno dice io non posso, se lo deve fare quello, lo deve fare l'altro. I problemi si risolvono così. I problemi si risolvono, c'è un problema, ci deve essere, non lo so, una squadra del comune, una dell'ADR, perché anche è una cosa igienica questa, è una cosa veramente assurda. Qua la notte non si può più dormire, siamo pieni di zanzare, cattivo odore. E spero, come è già successo, che qualcuno intervenga, perché purtroppo qua a Reggio i problemi così si devono risolvere, con la devoluzione. Perché se non interviene la devoluzione i problemi non si risolvono. L'abbiamo visto qua alla scuola, come si chiama, Bevacqua questa, e abbiamo fatto un servizio, dopo mezz'ora l'acqua è stata chiusa. Ora andiamo di sopra, vi faccio vedere dove sta arrivando l'acqua. Questo è fogno, vero? Questa è fogna, sì, non è... il problema è questo, che è fogna proprio. Da quanti giorni è? Qua è già circa 2 mesi. Tu hai più volte al comune, all'altra, per niente. Sì, qua è... io ho chiamato il comune dice che loro non devono intervenire perché sono case dell'ADARP. L'ADARP dice che non ha soldi, anzi trova sempre la solita scusa. Essendo che sono casi pericolanti, loro non possono fare niente, però sono casi pericolanti. Però qua ci abitano delle persone e ancora stanno mandando bollettine per l'affitto, cioè questo ancora non l'ho capito io, cioè tu dichiari una casa pericolante, che sto dichiarata pericolante dal 92
e tu ancora mi mandi i bollettini per pagare, cioè è una cosa assurda. Io vorrei sapere se succede una disgrazia qua, e speriamo che non succeda niente, ma se succede una disgrazia, un terremoto, ma risponde qualcuno qua? Ci spostiamo in provincia di Cosenza e andiamo precisamente a Frascineto per la prima edizione della Festa della Vendemmia. La prima edizione della Festa della Vendemmia a Frascineto ha visto rivivere la tradizione millenaria del vino, passando anche attraverso i giovani. Non poteva mancare dunque una supervisione d'eccellenza grazie alla direzione artistica del maestro Enzo Barbieri. Qui a Frascineto è molto bello parlare di vino, la cittadina è proprio vocata a queste produzioni. Io ho subito pensato alle tre peculiarità di Frascineto. A Frascineto sono il Brescia, a Frascineto ci sono la Porta del Pollino, a Frascineto c'è il vino. Cominciamo a valorizzare queste tre cose, ma soprattutto partiamo dal vino. Io sono molto contento di essere qui perché da sempre mi occupo di valorizzazione dei territori. In questo caso parliamo di enogastronomia, sono felicissimo. E tra l'altro quando ho sviluppato questo progetto ho subito pensato a degli eventi da fare intorno. Questa edizione, per quanto bagnata, sarà un'edizione fortunata per il proseguo. Non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo, ripeto, solamente fare cose di altissimi livelli, essere circondati da persone di altissimi livelli nel campo e sapere che il vino può diventare veramente quella chiave di volta che dà un risvolto positivo all'economia del borgo di Frascineto. Io ci credo in questa festa, credo nelle cose di qualità. Dovremmo solamente impegnarci a, come dicevo, circondarci da persone di altissimi livelli nel mondo del vino, gente che conosce la materia, e soprattutto fare cose belle, fare cose di qualità. E ci occupiamo ora di un'iniziativa, una bella iniziativa di solidarietà a Reggio Calabria, realizzata dalla Onlus Angeli Bianchi. Ancora una volta la vostra associazione è coinvolta per la solidarietà. Sì, siamo alla settima edizione di questo evento che facciamo ogni anno, che è quello più importante di Angeli Bianchi. Ogni manifestazione di questo tipo lo facciamo per raccogliere i fondi di tutte le nostre opere che facciamo durante l'anno solidali. Noi siamo tutto l'anno al reparto di chirurgia pediatrica del Policlinico di Reggio Calabria, dove facciamo animazione, ludoteca a tutti i bambini ricoverati in degenza lì. Quanto è importante fare solidarietà? Fare solidarietà è importante per tutti, non solo per la nostra associazione, ma per tutte le associazioni che senza contributi e senza fondi cercano di andare avanti con le proprie forze. Peppe Gatto, vincitore della corrida, anche lei questa sera per la solidarietà. Sì, buonasera, sono sempre per la solidarietà. Ringrazio Domenica Naccarato di avermi invitato a questo evento, ne ho fatte diverse di solidarietà, continueremo sempre così. Sono contentissimo quando partecipo a questi eventi. Chiudiamo con lo sport, precisamente con il calcio, turno infrasettimanale, direi positivo per le squadre calabresi di Lega Pro. Una sola squadra sconfitta, la Regina, che però ha perso il derby al Granillo contro il Cosenza, ha deciso un gol di Mendicino al 55esimo. Vittoria casalinga invece per il Catanzaro, che batte 3-1 l'Acragas. Letizia e Riggio firmano il doppio vantaggio. E Sepe accorcia per gli ospiti, ma nel secondo tempo all'84esimo Cunzi chiude la partita. Pari esterno invece per il Rende, che fa 1-1 sul campo del Fondi. Vivacqua al 64esimo porta in vantaggio i calabresi, raggiunti nel finale dalla rete di Mastro Pietro. Ed è tutto per questa edizione di Calabria News 24 Informa. Grazie come sempre per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.